Segretario, questo dato per l'Umbria, una vittoria da quello che si profila per i dati in questo momento in nostro possesso, ma che dall'inizio è sembrata un po' difficile. Ma sì, diciamo che il dottor Piepoli ci ha movimentato la serata con quelle proiezioni. Però noi già, e quando sono uscite le proiezioni, cominciamo a avere i primi dati che non erano comunque terrificanti come le proiezioni. Quindi un po' di fiducia cominciavamo ad acquisirla, l'abbiamo un po' progressivamente consolidata. Sapevamo che era una battaglia difficile, perché qui il centrodestra si presentava tutto unito, con una forza che ha giocato come la Lega Nord tutta la campagna sul tema, ovviamente, no, degli slogan, buttando l'olio bollente sulle piaghe degli italiani, sulla piaga degli umbri fiaccati dalla crisi di questi anni, la crisi economica. Quindi era una campagna difficile. Noi abbiamo provato a stare sui contenuti, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo scelto la serietà, la sobrietà in questa campagna, sapendo che avremmo rischiato sicuramente rispetto a chi invece fomentava purtroppo la pancia dei nostri corregionali. Il risultato è un risultato che ovviamente è legato anche a un'ottima prestazione, credo, del Partito Democratico, anche rispetto un po' alle altre regioni. Ho visto di sfuggita, come immaginate, ho visto di sfuggita i risultati delle altre regioni, mi sono più concentrato sulla mia, però ho visto che insomma in tante regioni eravamo con dati più bassi, per cui un dato dove il PD ha fatto sicuramente la sua parte, un PD rispetto al quale noi avevamo chiesto un'apertura di credito, no, a Jumbe, con una stagione rinnovata, un programma nuovo, facce nuove in lista, per cui su questo c'è soddisfazione. Il centrodestra si presenta tutto unito, sicuramente 6 punti ora come si profilano sono un margine importante, se dovesse essere ovviamente confermato. Dopodiché è chiaro che nelle altre regioni dove c'è il margine più alto, anche perché il centrodestra si presenta separato, insomma, se guardiamo le Marche o anche la Puglia, se dovessimo sommare i risultati delle due liste di centrodestra, probabilmente avrebbero dato filo da torcere anche loro.